costretto a lasciare la maglia tanto amata interista perché l'Inter, qualora arrivasse nel concreto un'offerta da 60 milioni, non può non accettarla. Chiaramente sto parlando del Tottenham di Conte, Filippo Tramontana. Devo rispondere sull'offerta che non so o su un in-out? Tutte e due, il connubio, se fosse No, possibile. ma allora è chiaro che l'Inter, cioè, i tifosi sono preoccupati perché hanno paura che l'Inter diventi un supermercato e su questo sinceramente è chiaro che se dovesse diventare una cosa del genere anch'io mi arrabbierei molto perché un conto è far quadrare i bilanci e magari a malincuore fare una cessione, un conto è ti arriva l'offerta alta, ok, vale se vendo prima quello, poi mi arriva anche per quell'altro, vendo anche quell'altro e allora lì il discorso cambia. Se tu metti in preventivo per il player trading perché ne hai bisogno, perché sappiamo tutti che abbiamo dei problemi economici da dover risolvere, hai bisogno di dover vendere un giocatore, ne vendi uno, fai cassa e provi a tappare i buchi nella maniera migliore, tenere la squadra competitiva, posso capirlo. Ma se poi diventa, c'è bastoni 70 e ti vendo bastoni a 70, però poi se ne arrivano 80 per Lautaro, vendo a 80 anche Lautaro, allora lì è una cosa che comincia a non andare bene. Siccome questa cosa non è ancora successa, io sto tranquillo, sono molto, molto tranquillo e sereno. Anche perché mi pare che poi si parli di uscite. Bastoni si parla in uscita, non è ancora avvenuta l'uscita, ma si parla anche di entrate e i giocatori che leggo che possono arrivare in entrata mi pare che siano giocatori molto competitivi. Quindi io aspetto. Per ora Suning è vero, nell'ultimo anno ha venduto due giocatori importanti, ha lasciato andare via Conte, poi vabbè, lasciamo perdere chi può aver pesato più sulla scelta, eccetera, eccetera, però è anche vero che negli ultimi 2 anni. Anzi, negli ultimi tre ci ha portato 3 trofei e una finale europea. Quindi io aspetto, non sono uno intransigente in questo momento. Poi è chiaro che se la cosa prende degli sviluppi un po' più preoccupanti, allora nel caso cambierò rotta. Ma Borrelli invece approva l'hashtag Suning out o è No, ancora troppo tra presto per l'altro, dirlo? ogni anno la stessa storia. 2017, non c'è stata un'estate in cui non c'è stato sia quest'hashtag che sia. Contestazioni soprattutto social, devo dire, perché poi Sì. allo stadio ci sono stati tutto esaurito nelle ultime partite, gli abbonamenti vanno a gonfie vele. Quindi c'è un po', diciamo, il bar virtuale dei social che, come si può anche, secondo me, capire da una parte, nel senso che il tifoso di pancia, se ti toccano un giocatore forte che hai, si arrabbia, questo è anche scontato. Poi però ci deve essere un passo successivo, c'è la propositività. Perché si fa una cosa? Cioè, se ci sono dei dirigenti navigati esperti che fanno delle operazioni, perché le fanno? Vuol dire che, come dice spesso Marotta, il campionato di Serie A è diventato un campionato di passaggio, non siamo più i primi e purtroppo nemmeno i secondi. C'è la Premier League, c'è la Liga e quindi ci sono dei club che possono venire a prenderti dei giocatori e offrirgli più soldi sia al club che al giocatore e te li possono portare via. Devi essere bravo a lasciare la competitività alta. Andandoli a sostituire quando ti arriva quel tipo di offerta. Poi c'è, Certo. come diceva giustamente Filippo, una necessità chiara, che non capisco anche questa, perché alcuni tifosi ne parliamo 1.000 volte, ormai è sdoganato, i bilanci, i passivi. Negli ultimi 3 anni, post pandemia, hanno perso Inter, Milan e Juventus circa 300 milioni in due soli bilanci. Poi dici, il Milan quest'anno ha ridotto a meno 50. Ho capito, ma l'anno prima è meno 195, quell'altro è meno 100, l'Inter meno 245, adesso forse sarà meno 120. I costi li devi abbassare in qualche modo. Che ricetta proponete voi che scrivete a una proprietà che vi ha portato dal settimo posto allo scudetto, da 180 milioni di fatturato a 400? Cosa proponete? Di vendere. Perfetto, dov'è il compratore? Ci vuole il compratore serio, non il fondo che poi mi fa la stessa operazione di abbassare i costi, perché Elliott cosa ha fatto al Milan? Cosa fanno tutti gli altri? De Laurentiis vuole abbassare i costi, Lotito vuole abbassare i costi, la Roma vuole vendere Zaniolo, la Juventus non rinnova a zero Dybala, Bernardeschi e compagnia, il Milan ha perso a zero di giocatori di serie. È una situazione di crisi generale. In Premier League sono messi molto meglio perché incassano molto di più, ma non è che ci sono i pazzi che mettono come Zanga 800-900 milioni in 6 anni. E questo qui mette 800-900 milioni come ringraziamento, c'ha gli insulti tutti i giorni sui social.
Vittoria, tra l'altro, giusto per completare la situazione che tu dicevi relativamente all'hashtag Suning Out su Twitter, pensa che è andato in tendenza con più di 11.000 tweet, seguito proprio dal tweet Bastoni con quasi 9.000 tweet, per cui circa 20.000 tweet in giornata soltanto su questa situazione. E poi Alberto, quando l'Inter ha vinto lo scudetto, non è che c'era Suning In, no? Se fermo restando che la proprietà fa schifo e se ne devono andare, applauso a, mai che ne so, visto io un a un altro. Gollin, è sempre out. No, è sempre ma out. Massimo Brambati, Bastoni rimane o appunto all'Inter serve far cassa? Ma io sapevo che l'Inter doveva dar via due giocatori. Logicamente quelli che hanno più mercato sono Bastoni e Lautaro. Poi io non lo so se cambieranno le cose nel frattempo. Io so che comunque devono fare una plusvalenza almeno di 80-90 milioni, quindi vuol dire che tu devi fare la differenza di quello che è costato un giocatore e a quanto lo vendi, certo. E quindi io credo che non basti vendere un solo giocatore per fare quel tipo di plusvalenza. Poi è logico che hai in giro giocatori che sono in prestito e questi se vengono riscattati o girati in altre società sicuramente fanno cassa. Sicuramente Marotta cercherà di fare di tutto per evitare di adoperarsi a fare delle cessioni illustri. È certo che l'anno scorso, insomma, dopo Conte e dopo Hakimi, Marotta aveva detto no, Lukaku resta, poi di fronte a un'offerta così scandalosa quasi, direi, ha dovuto cedere, quindi a oggi, l'anno scorso dicevano che Lukaku sarebbe rimasto, oggi parlare che rimane quello, va via quell'altro, mi sembra molto prematuro. Sicuramente Bastoni e Lautaro sono due giocatori che hanno mercato più di molti altri all'Inter. Certo. Ugo, saresti rincuorato qualora la tua antagonista vendesse due comunque colonne portanti della propria rosa? No, rincuorato no, anche perché noi abbiamo i nostri problemi, dobbiamo fare degli acquisti importanti. Poi sinceramente non ho mai sentito una squadra, forse con Lukaku l'anno scorso sì, però una squadra che va in difficoltà perché vende, seppur bravo, un difensore, no, non c'è mai stato nella storia. Forse quando giocava Brambati, quando hanno venduto lui, la squadra era titolare e poi è andata in difficoltà. Per cui ancora, certo, perdere Lautaro sarebbe importantissimo, perché è un grande giocatore. Però è vero, Ugo, che rispondendo al discorso del difensore, io sono d'accordo con te, però è anche vero che questo difensore è cresciuto bene da te e soprattutto tu in questo momento, se vendi Bastoni, poi non dico che non lo devi fare, se ci sono delle esigenze di bilancio va benissimo, però se vendi Bastoni tu hai smantellato tutta la fascia di sinistra di quest'anno, che comunque ha funzionato, certo, molto bene tra Bastoni e Perisic, sì. La devi ricostruire e non so se è così facile farlo, magari i due nuovi si ambientano subito e si gioca bene, tutto liato e va bene, siamo tutti contenti noi interisti, o magari devi aspettare un po' di tempo per cercare di capire come far andare i nuovi. Quella, e se sono validi come quelli che sono andati via. Cioè, sarà una risposta avanti. Soltanto il campo. Noi l'anno scorso il Milan ha dato via quello che al momento era il più bravo portiere del mondo, doveva essere un disastro, non si è accorto. Eppure hai vinto lo scudetto. Era un portiere. Appunto, è un portiere, è un difensore. Hai capito? O tu hai dei giocatori che fanno le differenze, possono essere Lautaro, come l'anno scorso. No, quando l'Inter ha preso Lautaro in Argentina 25 milioni, non è che aveva preso Benzema o Lautaro di oggi, Brozovic a 8 all'epoca, cioè, anche quando prese Bastoni si parlava di plusvalenze però gonfiate. Il titolare era Icardi e quell'anno lì che Lautaro giocava, stava in panchina, comunque sei arrivato quarto all'ultima giornata. Sì, sì, no, io dico deve essere bravo. Ma ragazzi, ma non è che Lautaro lo puoi prendere, anche oggi, lo puoi mettere al centrocampo e fargli fare il vice, poi per diventare Lautaro ci impiega 2 anni, certo. E tu in quei 2 anni cosa fai? No. È chiaro che per questo l'Inter per Perisic, Gossens si è portato avanti a gennaio. Lì sei arrivato quarto all'ultima giornata, all'ultimo secondo
non dico facendo cosa, nel senso che ti sei spaventato d'accordo. Fino all'ultimo secondo. Ma io dicevo sul discorso di Perisic, si sono portati avanti quando hanno preso Gossens, che sarebbe diciamo però quello Gossens più certo. Quest'anno non ha giocato mai, ha giocato pochissimo, quindi se tu lo metti lì, ma sai cosa ti può dare Gossens, però non sai chi metti dietro Gossens al posto di Bastoni, se non ci sarà Bastoni, e comunque Gossens e chi ci sarà al posto di Bastoni, se sarà così, dovranno abituarsi a giocare insieme. Sì, sì. Bastoni è una e Perisic giocavano insieme da 2 anni. No, certo. Però a questo proposito, Vittoria, c'è proprio un'accelerata di giornata sull'esterno. Non ce lo dire. No. Non ce lo dire, ce lo dici? Tra 2 minuti. Vicino, dire vicino, insomma, siamo è veramente fare un augurio sicuramente intanto a Lukaku, perché devo penso condire abbia... un po' qua i nostri titoli, o sennò qui ragazzi... Dobbiamo condire, è lui che vorrebbe condire sicuramente questa trattativa, ricordiamo, sembrerebbe proprio stia facendo di tutto veramente per fare il giro inverso rispetto all'anno scorso, però lo scorso anno l'Inter ha ceduto Lukaku al Chelsea per una cifra pari a 115 milioni di euro, mica noccioline chiaramente, quindi è una situazione sicuramente che ha riguardato un esborso notevole di denaro. Nelle prossime ore tuttavia ci sarà un incontro tra la dirigenza del Chelsea e il legale dell'attaccante belga, sicuramente ne sapremo di più. C'è da valutare anche la situazione relativa al decreto crescita. Sappiamo che c'è questa situazione che scade entro il 30 giugno, che dà la possibilità di avere un forte sconto nella situazione relativa all'introito poi che dovrà sborsare l'Inter relativamente all'ingaggio tra netto e lordo, andare a risparmiare un bel po' di denaro. Sicuramente Filippo invece ne saprà qualcosa in più se un'eventuale positività, finalmente possiamo utilizzare questo termine senza altri riferimenti, dell'affare Lukaku possa in un certo senso andare a cozzare con la situazione relativa a Dybala. Intanto l'Inter deve sicuramente fare un po' di chiarezza sul futuro di giocatori tra virgolette definiti ingombranti, penso a Sanchez, penso anche a Vidal. Nello sfondo c'è anche l'accordo che sembra essere già raggiunto con Mkhitaryan in uscita dalla Roma, e anche quella riguarderà un notevole sborso economico da parte della dirigenza nerazzurra, con quello che ricordava Max Brambati prima. Comunque una cessione andrà fatta, cedi, compri, chissà se non ci sia un po' di rivoluzione in casa Inter. Però per Lukaku bisogna ancora aspettare un po', intanto ci sarà nelle prossime ore questo incontro tra il suo legale e il Chelsea. Allora, quello che posso dirti io, allora, la cosa sicura che ti posso dire, perché un paio di giocatori li ho sentiti su questo argomento, che Lukaku da mesi, non da ieri, da mesi vuole tornare. Sì, alla dirigenza ha fatto delle chiamate, tante, ma anche ai compagni. Cioè, addirittura con qualcuno si è sbilanciato dicendo: non vi preoccupate che io l'anno prossimo sono lì da voi. Allora, poi questo è quello che io so per certo, quello che dice lui ai compagni di squadra, ad alcuni compagni di squadra, poi gli altri sinceramente neanche sento tutta la roba, qualcuno. Quello che poi io per logica vado a pensare, che mi sembra che lui abbia delle certezze che probabilmente la sua società attuale non ha. Perché se io sono il Chelsea, campione del mondo in carica, quindi ho uno status, insomma già sono il Chelsea, ho appena vinto il mondiale per club, e ti ho pagato 115 milioni dall'Inter, io anche a livello d'immagine che figura ci faccio se dopo 12 mesi ti presto gratuitamente alla squadra da cui ti ho comprato per 115 milioni. Gratis. Sì, tu puoi dire, vabbè, però sai, il Chelsea fa il ragionamento che tanto lì con l'allenatore non può stare, lo presta, ci risparmia un po' di ammortamento, un po' di ingaggio per un anno, intanto magari l'Inter lo rivaluta e l'anno prossimo o se lo tiene il Chelsea per giocare perché è stato rivalutato, oppure lo vende a una cifra alta. Boh, ci può stare. Io credo che, allora, a livello mio personale, sinceramente, a logica, io non riesco a capire come si possa incastrare questa cosa. O c'è qualcosa che noi non sappiamo dietro, oppure non riesco proprio a capire come si possa incastrare questa cosa. Io non credo mai che il Chelsea possa prestare Lukaku all'Inter, perché Lukaku col suo avvocato va a parlarci per chiedergli di andare via, gratis.
Poi io non so nulla sulla trattativa, quindi la parola. Allora, Michele, sento il tuo parere dopo la pubblicità. Ci fermiamo, ma veramente un minuto, poi parliamo chiaramente di questo accordo, non accordo Lukaku. Voglio sapere anche che cosa pensa Massimo Brambati. Poi attenzione, abbiamo fatto un altro nome, quello di Dybala. A tal proposito verrà interpellato chi non senti, se no Marcello Chirico, no? Quindi a tra poco. Contento? Esatto, come? No, chiedevo al futuro se è contento. A chi, a me? Sì. Eh no, non sono contento. No, non te, a Gianbruno. Sei contento, visto che lui è... Marcello mi conosce, però no, ancora non c'è nulla, c'è una partita di ritorno. Sì, sono contento anch'io. Ecco, il Palermo. Facciamo un giro, Michele. L'unico palermitano dello studio sono io. E infatti, due. E invece, Vittoria, posso chiedere io a Filippo se dovesse scegliere tra Dybala e Lukaku? Perché gli interisti che ho sentito io, la maggioranza sceglie Lukaku, però ci sono tanti che invece ti dicono no, ho dei più dubbi su Lukaku anche tecnicamente. Ma perché devo scegliere tra Lukaku? Se dovessi scegliere, dico, l'attacco ti piace. Ma perché devo essere masochista e scegliere? Schierati, allora se vuoi io sceglierei per esempio Lukaku tecnicamente, tatticamente, ecco. Parlo. Io se c'è la possibilità di portare Lukaku, cosa che non credo, mi prendo Lukaku tutta la vita, ma perché devo rinunciare a prendere Dybala? Cioè, perché devo metterlo in parallelo a Dybala? Sono due giocatori diversi che mi fanno due ruoli diversi. Se tu mi dici prendi Lukaku e uno che fa il ruolo di Lukaku e mi chiedi di scegliere perché fa lo stesso ruolo, io ti posso dire chi preferisco, ma se mi pigli, non so come chiedermi preferisci. Perché mi hanno sorpreso tanti interisti, per esempio personaggi famosi, c'è stato anche Bonolis, che dicono Lautaro Dybala sarebbe una bellissima coppia, mentre Lukaku magari, sai, è andato bene l'altra volta, stavolta non si ambiente. Insomma, ha fatto una stagione. Io sono per Lukaku, mi hanno meravigliato. Cioè, Lukaku Lautaro, dici? Sì, ha fatto 40 gol in Serie A. Sì, però capito, ti dicono questo partito qua che io non condivido, ti dico ma perché Lukaku deve nascere un partito per qualsiasi cosa? Perché non anche si possono inventata. Prendere tutti, sono tutti ingaggi alti, sono tutti uno più impossibile dell'altro. Anzi, forse Dybala non è impossibile. Perché non puoi rimanere nel limbo un inetto che non si schiera. Ma mi devo schierare sulla cosa che non esiste. Cioè, io mi devo inventarmi un problema per poi schierarmi. Però Filippo si potrebbe porre nel caso in cui Lukaku davvero fa il miracolo, non so come, siamo d'accordo. Ma Dybala non è un problema, è già fatto. Cioè, qual è il problema? Che gli dici no, guarda, Dybala, è arrivato Lukaku, non ti prendiamo più. Poi ci sarebbero 5 attaccanti per 4 posti, se ne deve andare qualcuno. In più ci sarebbero 3 ingaggi altissimi. Lukaku, se tu lo prendi in prestito per un anno, poi cosa fai? Cioè, tu vendi uno, poi dici Lukaku me lo prestano, poi lo riprendono l'anno prossimo, io comunque magari ne ho ci mettono uno. Il diritto di riscatto. Ragazzi, dai, veramente, sai, in queste cose non si può io dire in televisione cosa sono. Io se vuoi ti vengo in aiuto sono. Con la pubblicità, Filippo. Ecco, sì. Però dico, sta avvocato è venuto. No, se vuoi ti no, ragazzi, ma veramente, cioè, già abbiamo mille cose di cui discutere, problemi di cui discutere. In più ce li inventiamo quando ancora non si sa nulla. È un problema, è un giochino tecnico di campo. Capito, ma è un giochino. Se ti piace di più una coppia con il tecnico, Lautaro ti piace più prima punta o con uno fisicamente forte vicino? Te la pongo senza Dybala. A me Lautaro piace con Dybala e Lukaku con Lautaro mi piace, ha giocato bene. Insieme, ha fatto 45 gol. Quando abbiamo... vabbè, ma che... No, ma non sto dicendo cosa devo dire? Cosa ti devo rispondere? Non ho capito la tua risposta. Sto dicendo l'anno, quando c'è stato un periodo in cui l'Inter ha fatto il primo attacco, ma Lautaro non ha segnato per 10 partite. Si diceva per l'anno prossimo, Dzeko è già a una certa età, l'Inter deve andare, si è parlato di Scamacca, si è parlato di una prima punta che va nello spazio, la profondità. Poi è uscita l'occasione di Dybala. Dybala non era quel tipo di identikit, no? Però tu cogli l'occasione. Non si sta addormentando. Allora, dai ragazzi, diamo un po' di benzina a questo fuoco di 7 gol. Lo facciamo con tre nomi targati forse rossoneri. Zaniolo, Botman, Renato Sanchez, tutto questo e tantissimo altro dopo la pubblicità tra poco.